Bentornati sul canale Pony. In questo video tutorial illustreremo il corretto utilizzo e le principali funzionalità del nostro topper MPTA. Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi che la macchina sia correttamente collegata ad aria compressa, energia elettrica e vapore. Dare tensione alla macchina azionando l'interruttore rosso sulla console. Il sistema di controllo si accende e si posiziona sul programma di stiratura numero 0, pronta per l'utilizzo. L'operatore ha a sua disposizione 10 programmi di lavoro, di cui 5 preimpostati dalla Pony: jeans, lana, poliestere, trama fitta e lavaggio ad acqua, mentre altri 5 sono programmabili secondo le singole necessità. Per selezionare un programma, premere una volta il tasto menu per posizionarsi su Richiama programma. Con i tasti più e meno, selezionare il programma desiderato. Premere nuovamente per 4 secondi il tasto menu per confermare la scelta. Posizionare con cura il pantalone al centro della forma bacino dopo aver chiuso bottoni e cerniera. Tendere la parte laterale del bacino con le mani, assicurandosi che sia ben posizionato. Premere il pedale per fissare la parte interiore del bacino ed estendere il carrello di tensionamento. Accompagnarlo per una perfetta distensione. Posizionare le pinze manuali per la chiusura del tensionamento delle gambe, curando di inserire le cuciture nella parte centrale della pinza. Premere il pedale per avviare il ciclo. Partiranno in successione 3 fasi. Prima fase di vaporizzazione, nella quale il vapore ammorbidisce il tessuto. Seconda fase, che può essere di vaporizzazione più aria o in alternativa di pausa. Terza fase di ventilazione o asciugamento finale, durante la quale l'operatore, premendo il pulsante extra aria, può aumentare il tempo di ventilazione fino al raggiungimento dell'asciugamento desiderato. Per arrestare la ventilazione è sufficiente ripremere il pulsante extra aria. Al termine del ciclo, togliere le pinze manuali e, sostenendo il pantalone con le mani, premere il pedale per sganciare il bacino e rimuovere il pantalone. Premendo 2 volte il tasto menu, ci si posiziona su Modifica programma. Tenere premuto per 4 secondi per entrare nella modalità e successivamente, con i tasti più e meno, fino al raggiungimento del programma desiderato. Premere il tasto menu per spostarsi sul primo campo del nome. E con i tasti più e meno scegliere il carattere desiderato. Procedere in maniera analoga per tutti gli altri caratteri fino a un massimo di 11. Spostarsi successivamente sul campo Tempo Vapore premendo il tasto Menu e con i tasti più e meno impostare il tempo desiderato. Spostarsi con il tasto Menu sul campo Tempo Vapore Aria e con i tasti più o meno
impostare il tempo desiderato, definire la fase di asciugamento finale, confermare la modifica tenendo premuto per 4 secondi il tasto menu. Quindi premere 3 volte il tasto menu fino a posizionarsi su richiama programma. Con i tasti più o meno selezionare il programma desiderato. Premere nuovamente il tasto menu per 4 secondi per confermare la scelta. La funzione azzera cicli programma permette l'azzeramento del conteggio dei cicli di stiratura eseguiti con uno specifico programma di stiratura. Premere 3 volte il tasto menu per posizionarsi su azzeramento cicli programma. Tenerlo premuto per 4 secondi per entrare nella modalità azzeramento e successivamente con i tasti più e meno fino a raggiungere il programma desiderato. Tenere premuto il tasto menu per 4 secondi per azzerare il contatore. Quindi premere 3 volte il tasto menu fino a posizionarsi su richiama programma. Con i tasti più e meno, selezionare il programma desiderato, premere nuovamente per 4 secondi il tasto menu per confermare la scelta. La funzione selezione lingua permette la scelta fra 6 lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco e portoghese. Premere 4 volte il tasto menu per posizionarsi su seleziona lingua. Quindi premere sempre menu per 4 secondi e con i tasti più e meno selezionare la lingua desiderata. Premere nuovamente il tasto menu per 4 secondi per confermare la scelta. Premere una volta il tasto menu fino a posizionarsi su richiama programma. Con i tasti più e meno selezionare il programma desiderato. Premere nuovamente il tasto menu per 4 secondi per confermare la scelta. È disponibile l'opzione surriscaldatore elettrico, che rende il vapore più secco riscaldandolo a 200 gradi centigradi.